taglio del nastro per il punto elettorale del candidato sindaco Alessandro Ghinelli in via Guido Monaco, angolo via Cavour. Una presentazione della sua lista che porta appunto il suo nome, ora Ghinelli 2025, bagnata. La presentazione infatti dei candidati, che doveva avvenire in piazza San Francesco, si è spostata sotto il portico di via Cavour. Candidatura bagnata, e poi finisca lei. Sarà una candidatura fortunata. Diciamo che ce l'aspettavamo, ma non così, pensavo un pochino meno, e quindi comunque abbiamo trovato questa sede un po' di risulta, che poi di risulta non è, perché è l'accesso alla mia scuola, quindi va alla fine anche simbolica, se si vuole. Questo pomeriggio si presenta la lista civica Ora Ghinelli 2025 e si presenta quindi il progetto politico della lista. Non si presenta, e non sarebbe indelicato presentare il progetto, diciamo il programma di coalizione, che è condiviso con gli alleati e che verrà presentato in una sezione plenaria nei prossimi giorni. Da due giorni abbiamo le liste depositate in prefettura, abbiamo i candidati a sindaco con una nuova inserimento che mi fa molto piacere, perché abbiamo una signora. Sarebbe stato veramente un po' poco elegante per questa città non avere nemmeno un candidato femmina, un candidato donna. Ci siamo pronti a partire, io ho qui 32 amici, tutti motivatissimi, che vengono tutti dal mondo civile, che dovranno sottrarre tempo ed energie alle loro famiglie, al loro lavoro, per poter venire in consiglio comunale, perché mi auguro a tutti loro, ovviamente in egual misura, di essere eletti. Abbiamo due capolista, Simone Chierici, che rappresenta la continuità rispetto al passato, e Lucia Tanti, che è assessore uscente dell'amministrazione Ghinelli. Sono in stretto ordine alfabetico, non c'è un primo o un secondo, sono due capolista che rappresentano, uno il civismo puro, Simone Chierici, oltretutto reduce da una consigliatura dove è stato presente al 100% delle sedute consigliari, e Lucia Tanti, che è stato assessore con me negli ultimi 5 anni, che invece ha un passato politico importante, ha risolto da tempo i suoi rapporti con il partito, al cui è comunque legata, se non fosse altro che per motivi personali, col quale ha militato per tanti anni, e che ha deciso di sposare la lista civica che porta il mio nome. E altri 30 mastini arrabbiati, pronti a correre, nonostante l'acqua, per farsi largo nell'agone politico aretino. L'obiettivo principale per cui darle fiducia per i prossimi altri 5 anni, che poi diventerebbero 10 di amministrazione? Beh, insomma, ora questo è un momento particolare, dovrei parlare di programma, ma io direi che per questa città mi permetto di poter dire che sono una garanzia. Cioè, quello che Arezzo è riuscita a fare negli ultimi 5 anni, nonostante tutto quello che le è piovuto sulle spalle, alla fine è merito anche dell'amministrazione comunale, che ho avuto l'onore di guidare. Quindi quello che abbiamo fatto è ripetibile, è implementabile in misura ancora maggiore, e quindi penso che i cittadini possano darmi fiducia.